in collaborazione con Giannone Sport. Cari amici, buonasera, mercoledì 18 marzo, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 311. In regia questa sera abbiamo Mauro Congiu e Alberto Mola, alle camere Giovanni Rossi, detto il John. Subito gli ospiti di questa sera. Alla mia destra Andrea Gabba, tecnico internazionale del triathlon, tra l'altro anche responsabile tecnico della nazionale turca di questa disciplina proprio. Questa sera però ci presenterà in dettaglio il campionato italiano di duathlon che si disputa domenica prossima, 22 marzo, qui a Torino al Valentino. Una manifestazione però che interessa anche noi podisti, visto che il duathlon prevede due frazioni a piedi e una in bicicletta. Vicino a lui Luca Mingrone, presidente della Filmar Running, un'associazione sportiva dilettantistica che si occupa di calcio, volley e corsa. E in questo campo sta affiancando il neonato Team Equilibra Running nell'organizzazione della prima edizione della Una Mezza da Record sul tracciato Lanzo Cirie, in programma domenica prossima 22 marzo, stessa domenica del duathlon. Mercoledì scorso era venuto già Marco Paolon ad anticipare, questa sera Luca Mingrone completerà il quadro della presentazione e poi Adriano Schieris, vicepresidente della FIDAL Piemonte. Con lui faremo un bilancio della stagione dei cross che si è appena conclusa e conosceremo le prossime manifestazioni su strada più importanti. Ma prima, come al solito, notizie e risultati, sempre con la collaborazione di Miriam Scavangas e Sebastiano Scuderi. Cominciamo con i campionati italiani di cross, la festa del cross, come l'hanno chiamata, Fiuggi. Visti, purtroppo ci sono stati degli errori che sottolineerà poi Adriano Schieris, ritardi nelle classifiche, inesattezze, insomma, non ci sono arrivati dei filmati, però comunque lo avete potuto vedere da Rai Sport 2 in diretta e avete potuto vedere che ci sono stati degli errori. Però è così. Detto questo, il Piemonte può comunque mettere in archivio un'edizione, almeno il Piemonte, con 3 medaglie d'argento, un bottino da non disprezzare. Nella categoria lievi, argento per Sergei Policarpenko, atletica Piemonte, che vedete in foto, triatleta figlio d'arte che chiude la gara d'esordio dell'anno alle spalle dell'atleta del Gambia, Mfamara Nye. Medaglia d'argento anche per un altro portacolori dell'atletica Piemonte, Italo Quazzola, che vedete in foto, nella categoria Under 23 alle spalle di Yassin Rashid. Argento al femminile, sempre nella categoria Under 23, per Martina Merlo, aeronautica Custorino, dietro Francesca Bertoni. Il Piemonte Cadetti, che abbiamo in foto, tutto lo squadrone, si conferma terzo sul podio del Trofeo delle Regioni nella classifica combinata e con la squadra maschile, mentre le ragazze sono settime. Ottimo risultato alle spalle di Lombardia e Lazio, se si considera che è il quarto anno consecutivo che la nostra rappresentativa sale sul podio. Migliore dei piemontesi, Andrea Grandis, Atletica Susa, 17esimo, e nel femminile il miglior piazzamento è di Assia Elmasi, Runner Team, 12esima. Andrea Grandis, lo conosci tu? Sì. È un ragazzino promettente? Sì, diciamo che viene allenato da noi, quindi è della mia società. Sì, perché dovete sapere che Adriano Schieris è l'anima dell'Atletica Susa. Altra notizia, 35esima Biella Piedi Cavallo, che è stata presentata mercoledì scorso da Claudio Piana, ha registrato il nuovo record di presenze con 290 classificati da quando è ripartita nel 2012, terza prestazione di sempre, dal 71 quando è nata proprio, creata da Ismar Pasteris. Si è aggiudicato la vittoria Youssef Sbai della Tranese, eccolo in foto, in 1:08:26, primo vincitore straniero della gara, con solo 8 secondi sul vincitore del 2012, Gabriele Abate, autore di un'entusiasmante rimonta nella salita finale, eccolo qua con la nuova maglia della Orobie. Grande prova dell'azzurro della montagna che rientrava dopo un lungo stop.
Si è invece ritirato il vincitore del 2014, Alberto Mosca, e uno dei favoriti, il lombardo Michele Belluschi, ha mancato il podio, che vediamo, podio maschile, proprio per una partenza dissennata. Ottimo terzo il colombiano Juan Orozco Sanchez, in un arrivo che vede i primi tre in soli 17 secondi. Nessuna sorpresa al femminile, dove vince Valentina Menonna con la nuova maglia dell'Atletica Candelo, seconda lo scorso anno, che ha chiuso in 1:23:32, migliorandosi di 57 secondi. Alle sue spalle, al terzo argento in quattro edizioni, Viviana Vellati a 2:11, compagna di squadra della vincitrice, anche lei al rientro dopo una lunga pausa. Ecco qua il podio femminile. E ha chiuso al terzo posto la polacca, ormai canavesana però, Katarzyna Kuzminska, staccata di 3:28. Altro risultato, Albiano di Vrea, gara di campionato canavesano WISP, 286 classificato, un grande successo anche questa. Vince Marco Betassa del Monterosa davanti a Marco Marchiaro del Dora Baltea e Michael Zagato, Dora Baltea anche lui. Tra le donne, prima Sara Di Vincenzo del Cafasse, eccola, davanti a Silvia Borgesio, Dora Baltea, e Sabrina Brazzale del Calvesi. Una notizia che mi è arrivata recente, appena stamattina, Piercarlo Lagna, tredicesimo assoluto e primo M50 alla Monaco Run di 23,8 km in 1:26:52. Complimenti, vai sempre più forte, più invecchi sei come il vino. A Busca il trofeo ANA, questo domenica, il trofeo ANA ha classificato 323 podisti. Vince Valerio Dotto della PAM Mondovì davanti a Maurizio Morello, Roata, terzo Moreno dal Masso Buschese. Tra le donne, prima Luisa Brunetti Buschese, seconda Federica Basso Vallegrana, terza Lacunese Lorenza Peccaria. Doppietta del Cus Parmax, siamo Trana, 42esima edizione della corsa di primavera, valida come seconda prova del trofeo Corri Piemonte Strada. Il club emiliano ha infatti piazzato sul gradino più alto del podio, podio maschile ovviamente, Benazzuz Slimani, che vediamo nella foto di Nesto Ceraulo, che potete, tra l'altro, queste fotografie le potete scaricare dal sito podondando.com, che è curato da Ernesto Ceraulo al secolo Somadai. E lo potete fare gratuitamente, perciò nelle gare ovviamente dove va lui a fare le foto potete scaricarvele e conservarle. È un grande servizio da volontario, veramente, come siamo poi tutti noi. Ritornando allora a primo a Benazzuz Slimani, al secondo posto il fratello Kaddur Slimani, che vediamo in foto, eccolo qua. Questa è una premiazione di la mezza di Torino, del Cus Torino, accanto proprio al suo patron, perché erano tutti e due tranesi tra l'altro. Adesso hanno cambiato ovviamente maglia. Terza piazza per l'atleta di casa, il promettente Fabio Boscolo, anche lui della Tranese, eccolo qua. Seguito dall'alpignanese Francesco Bianco del Palzola e Nicola Grieco del Borgaretto. La prova femminile invece viene vinta da Federica Collino del Valpellice davanti a Paola Borio della Tranese e a Rosi Rullo d'Esami, classificati 476, e così Renzo può essere contento. Era un po' titubante mercoledì scorso, dubitava della partecipazione perché faceva brutto, c'era una concomitanza, e invece è andata bene tutte e due, biella a piedi cavallo e anche a lui. Maratona di Ferrara, 42esima edizione, classificati 525, nella mezza 1121. Doppietta del Solvay con Nicola Calia primo 50 e Eleanna Silvani prima F40, arrivate insieme in 3:05:32. Terzo M45 Fabrizio Stoppoloni del Peperoncino Running. Terza F45 Monica Sarzotto del Dragonero. E a Brescia, 13esima edizione della maratona, classificati 751 più 2059 nella mezza e 709 nella 10. Bei numeri, eh? 16esimo assoluto M45 Federico Mensi della Podistica Torino in 2:53:10. Prima F45 Gabriela Baccan Maratolandia, seconda F55 Roberta Tibaldi Maratolandia. Ecco, Adriano, volevo chiederti subito un parere su questa festa del cross di Fiuggi. È stata una festa un po' guastata da questi intoppi. È stata una festa guastata.
Probabilmente il comitato organizzatore non aveva fatto i conti con il maltempo che ha inficiato praticamente tutti gli arrivi. Erano presenti TDS, cioè una società di transponder che forse è, diciamo, considerata la migliore in Italia, e purtroppo è andato tutto in tilt, quindi hanno dovuto ricostruire classifiche e tutto. Mi fa strano solo una questione, cioè io alla Pellerina per la settimana scorsa, dove avevamo fatto il campionato italiano master con Guido Prono, con Andriani, ci eravamo ripromessi, anche lì c'erano i chip, però ci eravamo ripromessi di dare assieme ai chip, assieme al pettorale, al chip, un cartellino, perché in caso di malfunzionamento dei chip il cartellino salva capre e cavoli. Mi fa strano che a Roma non abbiano fatto questa cosa qua, e ad oggi, ad adesso, ci sono delle classifiche che non sono esatte, perché ci sono degli atleti che sono arrivati e non sono stati classificati, quindi le classifiche sono da ritenere ufficiose ma non esatte. E purtroppo sono degli inconvenienti che possono capitare, è capitato di me, visto che siamo in ambito di danza, stiamo parlando, poi parleremo di una manifestazione che organizza Lucio Danza, è capitato purtroppo una volta a Cirié che non si era dato il cartellino e era saltato il sistema informatico del chip, in pratica. Non colpa di Lucio, per carità, però questo insegna, e probabilmente ecco perché Scuderi suggeriva, ma perché non fanno anche loro? Fuori extra regione del Piemonte probabilmente non recepiscono questi suggerimenti, e invece finché va bene, poi quando non va bene succede quello che è successo domenica. Sì, perché mi fa ridere che adesso dicono risaliamo con dal filmato, visto che c'era la Rai che seguiva l'evento, risaliamo con l'ordine d'arrivo. Ma come fai a risalire quando arriva, io l'ho seguita anch'io per televisione, arrivano uno dopo l'altro, uno copre l'altro, è difficile, insomma. Comunque bene o male il Piemonte anche qui si propone sempre all'avanguardia. Come si propone all'avanguardia? Un minutino di pubblicità, aspettateci. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in corsa, mercoledì 18 marzo. Bene, stavamo proprio parlando e commentando con Adriano Schieris la figuraccia che si sono fatti a Fiuggi, perché è saltato il sistema informatico e stanno ancora aspettando adesso le classifiche corrette. Noi parliamo però delle prossime gare. Sabato 21 marzo a Rossana, 26esima trofeo Nuova Conca Verde di 7,2 km. E terza prova di Corri Piemonte su strada, partenza 16:45 da Piazza Gazzelli. Il giorno seguente, domenica 22, a Forno Canavese, 42esimo trofeo Giuseppe Val di 8 km, partenza adulti 9:45 dalla Piazza del Municipio. A Caselle, prima edizione della Una Mezza da Record, con percorso da Lanzo a Caselle e 10 km incorporata. Mercoledì scorso Marco Paolon appunto l'ha presentata, e questa sera Luca Mingrone completerà il quadro. Pinerolo, quarta edizione della 10.000 degli Acaia, di 10.300 metri però, ovvio, tarate il cronometro. Ovviamente gara Fidal, e allora chiediamo poi informazioni sulla manifestazione a Adriano Schieris. Però prima di parlare degli Acaia, volevo chiederti, ci sono due incongruenze qui che sto leggendo e ho notato adesso. Allora, sabato 21 c'è a Rossana una partenza alle 16:45, 5:15, di una gara di 7,2 km, ed è valevole per la terza prova
Corri Piemonte. Il giorno seguente, cioè il mattino seguente, c'è la mezza, la 10 km degli Acaia a Pinerolo, quarta prova del trofeo Corri Piemonte. Ma come fa uno, se vuole seguire tutto il trofeo, a correre sabato sera e domenica mattina? Non è un'incongruenza? Allora, è cambiato il regolamento di Corri Piemonte, le manifestazioni inizialmente quest'anno abbiamo voluto fare una scelta, ne abbiamo diciamo assegnate 29, poi due si sono defilate, quindi sono 27. E il regolamento nuovo prevede che la classifica finale di Corri Piemonte sia fatta su 8 di quelle 27 manifestazioni, di cui almeno 4 in 4 comitati diversi, quindi Torino, Alessandria, Novara o cose del genere. E abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo praticamente accontentato tutte le società iscritte all'albo degli organizzatori che ci hanno chiesto una gara di Corri Piemonte. Allora, per quello che ci sono queste sovrapposizioni, perché non abbiamo detto di no a nessuno, però abbiamo corretto il regolamento in modo che gli atleti non siano obbligati a correre il sabato e la domenica mattina o cose così. E questa è la... La seconda nota stonata riguardava proprio Forno Canavese. E non so se qui è Bianco che organizza, non so se si vuole sempre far del male a quest'uomo, no. Che è bravo, appassionato, ma è in contemporanea con la 10.000 degli Acaio. Possiamo stare poi anche Lanzo Caselle, però comunque... Allora, Bianco aveva richiesto la manifestazione il 29 di marzo, manifestazione che era stata inserita nel calendario regionale FIDAL il 29 di marzo. In un secondo tempo, a causa di problemi comunali, non so se c'è qualche altra manifestazione o qualcosa di ciclismo o cose del genere, ha dovuto assolutamente spostarla e la scelta è stata della settimana precedente, perché la settimana successiva è Pasqua e quindi ha dovuto per forza scegliere questa data qua. Certo che è molto svantaggiato con le altre manifestazioni che ci sono. Questo arriva da una, è un peccato, suggerisco una recente delusione, perché il cross di Forno, che ha sempre avuto una grande tradizione, è la prima volta rimandato per la neve e quando si è disputato poi due settimane dopo ha radunato 48 partecipanti, sì, che mi pare un po' sì, punitivo. Dispiace perché questa manifestazione, il trofeo Val, sono parecchi anni che esiste ed è sempre stata una gara di buon successo, sì. E quindi dispiace che quest'anno magari ci sia una partecipazione molto ridotta. Poi magari ci smentiscono i fatti, sì, e schiera 500 partenti. Ecco, ancora una cosa, un bilancio sul cross, del cross piemontese in pratica. È andato tutto bene quest'anno? Ma direi che tutto sommato è andata bene. Anche con le concomitanze rivali della WISP? Si cerca di sopravvivere, e quindi non facciamo nessuna polemica, e per carità, loro hanno avuto dei buoni numeri come li abbiamo avuti noi. Fiore all'occhiello è stato il campionato, esatto, diciamo di master, che è stato fatto alla Pellerina, con la Pellerina 1500 partenti. Ricordo, nessun problema, ci sono stati 740 piemontesi e circa 800 partecipanti per 17 regioni diverse, sì, dal, sì, Piemonte, perciò è una cosa veramente, insomma, una grande partecipazione, direi, non tanto numericamente da record, però da record come partecipazione, sì, di altre regioni, perché ha radunato in pratica tutta l'Italia, di un livello di qualità, sì, molto, qualità molto, molto alta. Molto alta. Si deve essere soddisfatti sia come FIDA regionale che come organizzatori, perché effettivamente continuiamo a ricevere dei grossi apprezzamenti per la manifestazione, quindi vuol dire che è andato tutto bene, si ricorderanno di Torino. C'era un'altra cosa, ancora la terza cosa che stride un po', lo stesso giorno della 10 km delle Acaia, magari tu dirai ma non c'entra niente perché è pista, però c'è anche una riunione in pista il pomeriggio, se non sbaglio. Sì, è un campionato provinciale di staffette. A Pinerolo. A Pinerolo, 4x100, 4x2, 4x4, 4x8. E purtroppo... Qui intanto è partito il filmato di Giovanni Rossi del 2012 degli Acaia. Ecco, tra l'altro Mauro Riba l'altra domenica mi faceva notare, ecco, qui vediamo la partenza della non competitiva, sì, che è partita prima
partissero i competitivi. Quest'anno mi diceva che viene invertita la partenza. La partenza viene fatta successivamente i non competitivi, sì. In modo che i non competitivi possano così gustarsi l'arrivo, prima di essere impegnati loro, possano gustarsi l'arrivo dei competitivi e magari trarre degli spunti per poter un domani essere loro competitivi. Dicevamo che una gara valevole per il campionato Corri Piemonte, sì, e gara di corsa su strada oro, non temete la concorrenza di questa nuova manifestazione, la mezza dei record? Sono due gare diverse, anche se diciamo la mezza da record ha anche la 10 km, però noi, cioè io personalmente avevo cercato di parlare con Danza, però la data era quella e non si poteva fare diversamente. Difatti quasi c'era la possibilità di inserirla nel calendario FIDA, che poi non è stato possibile in quanto avevamo già altre manifestazioni. Speriamo il prossimo anno, se loro saranno d'accordo, di inserirla nel calendario oltre WISP anche FIDAL. Anche perché mercoledì scorso c'era Marco Paolon e ci sono state delle scintille fra lui e Renzo Fallarini. Tra l'altro Renzo Fallarini aveva fatto una dichiarazione mentre si commentava la concomitanza e ha detto: ma io ho chiesto alla FIDAL la copia della convenzione, la famosa convenzione delle firme, enti promozionali, convenzione con FIDAL, e la FIDAL me l'ha fatta avere e ho potuto vedere i termini. L'ho chiesta alla WISP e la WISP non me l'ha fatta vedere, cioè non mi è pervenuta nessuna risposta. E mi ha telefonato poi in settimana Emiliano Nasini, che oltre che vicepresidente nazionale e anche presidente regionale della WISP, e rimproverandomi, che dice non ha detto una cosa giusta perché si è rivolto alle persone sbagliate. Ora io non voglio entrare in queste diatribe, è chiaro che comunque c'è sempre, o è un dialogo tra sordi oppure c'è una cattiva volontà. Sentirò poi Luca Mingrone cosa ha da dire lui, perché Luca Mingrone, non dimentichiamoci, è di una società che ha appena 2 anni che è tesserata FIDAL, è una vostra creatura, certo, anche, certo. Però lo è stata per tanti anni solo come ente promozionale, perciò chiederò poi a lui, quando tocca a lui, chiederò le sue impressioni. Ma ci sarà una svolta, un fine? Intanto questi sono gli arrivi veramente di qualità di questa classica, anche quest'anno penso che ci siano dei nomi importanti. Dicevo, ci sarà finalmente, che bella Sara Brogiato, guarda che sempre sorridente, chissà se vincerà di nuovo, ma ci sarà finalmente una fine a tutte queste diatribe? Ma io lo spero vivamente. Ho manifestato ancora ultimamente a Roma ai responsabili nostri di metterci in una situazione che sia definitiva, nel senso ci dicono cosa dobbiamo fare, perché sennò qua non si può più andare avanti. Cioè noi non abbiamo nulla se non quei suggerimenti che ci aveva mandato l'anno scorso il segretario Pagliara di ufficiale. Cioè, forse a Roma si parlano tra di loro, tra i vertici WISP, i vertici FIDAL, si mettono d'accordo, però poi alla fine le periferie come noi, come la Lombardia, come la Liguria, non sanno cosa fare, perché non riescono ad applicare le regole come dovrebbero essere applicate. Il fatto è che una dichiarazione, cioè avevo chiesto delle informazioni a un dirigente della FIDAL circa le concomitanze o il poter smistare in modo intelligente tutte queste date, questi appuntamenti, e mi era stato risposto: ma noi vengono a chiedere l'approvazione di una gara in quella data, non possiamo rifiutarci, al massimo possiamo consigliare, però non possiamo rifiutarci. Certo. In questo caso invece di Lucio Danza, detto molto chiaramente da questa poltrona, che gli è stata rifiutata l'autorizzazione FIDAL. Gli è stata rifiutata perché c'erano altre manifestazioni, diciamo, di una certa importanza. E allora,
l'approvazione della FIDAL su una mezza maratona, cioè adesso loro la fanno come mezza maratona WISP, quindi questa mezza maratona WISP avrà i suoi risultati, le sue cose, i suoi vincitori, però i risultati ottenuti in questa manifestazione non potranno essere inseriti nelle graduatorie regionali e nazionali, perché la mezza maratona non è omologata, non è certificata. Quindi se si vuole poi fare il salto di qualità, nel senso che si vuole che questi risultati vengano inseriti sia a livello nazionale sia a livello regionale, bisognerà procedere ad un'omologazione FIDAL e fare la gara FIDAL oltre che WISP. Questo è il discorso. Beh, questa è la versione di Adriano Schieris, che devo dire sempre è un po' come l'olio sul mare un po' increspato, appiana sempre tutto, e d'altronde è l'atteggiamento giusto che bisognerebbe avere. E vi aspetto un minutino di pubblicità, però aspettateci voi poi. Ben ritrovati, terza parte di Piemonte in Corsa, mercoledì 18 marzo. Bene, abbiamo sentito la campana di Adriano Schieris, la campana ufficiale della FIDAL, e adesso sentiamo un po' Luca Mingrone, la campana, diciamo così, diciamo che riassume un po' anche tutti gli interessi e le istanze dell'ente promozionale, in questo caso della WISP. Perché non avete ottenuto, secondo voi, non vi è stata data l'autorizzazione FIDAL? Ma non c'è stata secondo noi. Allora, in primis vorrei dire che il nostro obiettivo è quello di organizzare delle manifestazioni che diano la possibilità di correre a chiunque. Quindi che siano WISP, che siano FIDAL, noi diciamo ci interessa fino a un certo punto. Quindi il nostro intento era quello di far correre le persone, quelli che lo vogliono fare. E nel momento in cui abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione, ci siamo appunto interpellati con la FIDAL, i quali hanno fatto, diciamo, hanno avuto delle remore nel darci una data diciamo, che andasse bene a noi e a loro. Infatti la data che ci fu data fu appunto quella di Pasquetta. Va da sé che il giorno di Pasquetta penso che oltre a fare la grigliata, insomma, c'è diventa difficile. C'è la tradizionale Pasquetta Neve, una gara che ha 40 anni, penso. Sì, che fanno numerosi partecipanti. E fanno numerosi partecipanti proprio perché non c'è nessuno che ci va. Cioè del torinese non c'è nessuno, però raccolgono tutto il perimetro. Però a livello, noi, la manifestazione che abbiamo organizzato appunto parte da Lanzo e arriva fino a Caselle. Il giorno di Pasquetta normalmente tutte le persone si dirigono verso la montagna, sarebbe stato un caos incredibile dover bloccare la circolazione in quel giorno lì, quindi diventava proprio difficile poterla appunto effettuare in quel giorno. Ci siamo appunto rivolti alla WISP, noi siamo WISP da sempre, Lucio Danza anche appunto, anche lui con l'Equilibrio Running Team. E tra l'altro Filmar Running, perché questa collaborazione con Team Equilibra, che è recente. Ma allora, Filmar, allora la collaborazione è nata perché appunto intanto la gara arriva a Caselle, quindi noi la Filmar è di Caselle, di conseguenza è una gara organizzata proprio nel nostro territorio. Lucio Danza, anche lui, è di Caselle, nonostante molti pensano che sia di Cirié. Primo sono io, pensavo fosse proprio Cirié. E quindi ci conosciamo da anni e da tempo abbiamo cercato di organizzare qualcosa insieme. Marco Paolon ha presentato questa idea di questa gara, quindi è ripresa da una vecchia Corri col treno, sì. E quindi è nata questa nascerà questa manifestazione che presumiamo sia molto interessante, divertente più che altro, è diversa dalle altre gare che potremmo. Dovevamo avere, ecco qui sono passate adesso delle foto che raggruppano personaggi della Filmar, podisti, perché ripeto avete tre sezioni. Sì, noi la Filmar è nata nel lontano 1990 e da un'idea del nostro direttore tecnico Giovanni Milanese, direttore tecnico aziendale, perché appunto io fra le altre cose lavoro anche alla Filmar azienda, e
appunto assecondato dal commendator Filiberto Martinetto, dove l'idea era quella di creare delle attività al di fuori dell'ambito lavorativo. Da lì nacque la Filmar Calcio, che poi si è evoluta nel volley e poi nel podismo. Nel 2010, in collaborazione con Vincenzo Battiato, anche lui storico, diciamo, personaggio nell'ambito giudice Fidal, esatto, e con lui si è pensato di creare questa associazione rivolta verso il running. Adesso l'attività principale della nostra società è proprio il podismo. Tra l'altro Battiato papà era legato alla mitica aeroportpodistica, te lo ricordi? Lui era ancora atleta quando si disputava. E infatti se ne parla spessissimo di questa gara, che raccoglieva tantissimi atleti, un numero che forse adesso penso che non si sono mai più schierati, 1500, 1600, sono dei numeri mitici. Sì. Ecco, comunque dovevamo avere un filmato del tracciato, purtroppo. Ce lo devi descrivere tu. Ma il tracciato praticamente parte appunto dalla stazione di Lanzo e poi entra nella pista ciclabile che arriverà poi fino a Caselle, quindi circa l'80% del tracciato è in pista ciclabile. Si attraversa una zona a livello naturalistico molto interessante. Il tracciato è praticamente tutto in discesa, a parte una piccola salitina verso penso il decimo chilometro, ma no, il tracciato comunque è una discesa di circa l'1%. Difatti probabilmente anche questo non lo rende omologabile. Sì, perché c'è troppo dislivello. C'è troppo dislivello. Forse potrebbe essere omologabile come B. Come B. Come B. Tu quindi, la disputerai sì. Anche come podista? Mi piacerebbe. L'abbiamo già fatta noi, nel senso che l'abbiamo provata. Avete provato. L'abbiamo provata, però appunto l'organizzazione non... Sì, perché avendo anche la 10... Leggevo dalla tua scheda, sei un M40. Ancora per poco, sì. E 10 km in 39,55 e la mezza in 1,26,43. Sì, in realtà c'è 1,24. Mi hanno fregato 2 minuti. Abbiamo fatto una mezza a Marsala. Sì, 2 minuti sono tantissimi. Sì, per me. Sì. Quindi sì. Voi lo sapete meglio di me. A Marsala, sì, ho fatto 1,24. L'attività da podista è datata da tanto tempo? No, non è da tanto tempo, appunto io arrivo dal calcio e poi nel 2010 mi sono fatto il regalo di partecipare alla maratona di New York. Per i miei 40 anni ho detto voglio partecipare ad una maratona e quella di New York è stata la mia prima. Se ti senti lì... a Brera ti squalifica vita, perché lui dice la prima maratona i torinesi la devono fare a Torino. E invece non l'ho ancora fatta, perché poi ne ho fatte altre, ho fatto quella di Madrid, di Praga, di Roma, adesso ci apprestiamo a fare quella di Rotterdam il prossimo mese e può anche darsi sempre come Filmar, come club. Sì, sempre come Filmar. Quest'anno a Rotterdam saremo penso una dozzina di atleti. Ma perché allora domenica prossima c'è anche la sezione di 10 km che oltretutto parte da un'altra parte a Caselle in pratica. Parte a Caselle e arriva a Caselle. Incontrerà circa al sesto chilometro il percorso della 21, dove appunto non si incroceranno. Ma la partenza della 10 quando è? La partenza della 10 è 5 minuti ritardata rispetto alla 21. Il percorso permette al primo della 21 di arrivare senza trovare il traffico della 10. Quando probabilmente parto? Troverai veramente più lenti. Da Lanzo a che ora parto? Da Lanzo alle 10. Alle 10? Alle 10, sì. Qui c'è tempo in pratica di portarci una navetta, penso. C'è il treno. Ah, ecco, proprio il treno. Come organizzazione abbiamo messo a disposizione, abbiamo acquistato dei biglietti della GTT che consegneremo durante la consegna del pacco gara, quindi gli atleti, noi consigliamo di prendere il treno delle 8 che parte da Caselle, se lo vorranno, altrimenti potranno andare in macchina a Lanzo e poi tornare successivamente con il treno di mezzogiorno, dell'1 o delle 2. La partenza da Lanzo dove avviene? È alla stazione di Lanzo. Sì. E a Caselle l'arrivo? Al Prato della Fiera. Prato della Fiera è praticamente al fondo di via Torino, della via diciamo, principale di Caselle. Ah sì. Che è parte del tracciato della gara che organizza Bitetto. Sì, esatto. Bitetto casellese. Tagliato fuori? No, non è stato tagliato fuori assolutamente. Lui ha le sue gare, organizza le sue gare, quindi lui farà la Stracaselle penso in maggio-giugno come al solito. Si è già fatto il cross. Ha già fatto il cross, quindi... Benedetto dalla neve. Sì, infatti. Ecco,
Tu è da poco che sei in pratica nel podismo. Una tua idea te la sei fatta di questo ambiente? Sì, io mi sono fatto un'idea di questo ambiente. un ambiente difficile siamo perché... Siamo in fascia protetta, non devi dire... No, non dico. È un ambiente difficile, diventa molto difficile riuscire ad inserirsi, nel senso che la paura delle persone che stanno al di fuori, quindi io 4 anni fa ero uno che non correva, adesso corro, non sono un atleta, però corro, insomma. Adesso mi sento uno dei vostri, diciamo. Prima invece avevo paura di entrare, di avvicinarmi, perché comunque ci si sente emarginati, nel senso che tu vai piano e quindi insomma stai con i tuoi che vanno piano. In realtà non è così. In realtà non è così. Bisognerebbe insomma cercare di portare tutti, di far capire alle persone che il podismo è per tutti. Questo è anche l'obiettivo di questa gara qui. Noi abbiamo fatto la competitiva e la non competitiva, dove cercheremo di far respirare le persone che saranno con noi all'arrivo, anche a quelli che non sono degli atleti, l'atmosfera che si respira appunto in una gara, che è bellissima, specialmente quando arrivi, quando parti, eccetera. E a parer mio un po' anche, soprattutto la psicologia e la ragione per la quale le manifestazioni organizzate, faccio un nome a caso, Base Running, esatto, hanno un grandissimo successo. Hanno un grandissimo curano successo. Curano molto questo aspetto. Infatti. Cioè, non, se sei un agonista, se sei un atleta, non hai bisogno di essere incoraggiato. Ne sa qualcosa uno che è fermo per tallonite da 5 mesi e sta sclerando e in casa vogliono cacciarlo fuori, vogliono interdirlo, perché evidentemente... Mentre invece bisogna tirare i non competitivi. Esatto. Sono questo il vero pascolo. E devo dire che anche lì la FIDA ha una certa ragione a dire, rivolgendosi alla WISP, siete un ente di promozione, non dice la parola promozione. Pensate a promuovere. E che purtroppo nella promozione i dirigenti WISP, e adesso poi sentirò Nasini poi in settimana, i dirigenti WISP ci mettono anche tanto agonismo, che forse non dovrebbe essere così, perché lo dimostra, ripeto, Base Running, Giannone Running, lo dimostrano facendo delle corse molto molto popolate e popolose, però tutte con un entusiasmo pazzesco. Infatti. Di persone che si stanno avvicinando. E comunque, tu ovviamente dai l'appuntamento a tutti gli appassionati per domenica 22, per ore 10 partenza da Lanzo, oppure alle ore 10:05 partenza da Caselle per 10 km. Adesso un minutino di pubblicità. Ben ritrovati, quarta e ultima parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 18 marzo. Beh, adesso andiamo da Andrea Gappa, che ci presenta sempre questa domenica così ricca, piena di eventi. Beh, c'è un evento che rappresenta in parte anche il podismo, con il duathlon. È un evento importante perché è campionato italiano. Come mai questa concomitanza, diciamo così? Anche voi siete stati un po' in difficoltà con la data, o è stata una data imposta? No, noi la data l'abbiamo scelta in accordo con la federazione. E abbiamo deciso di fare il campionato italiano unendo praticamente tre situazioni che si sono poste. La prima è la volontà di Torino Triathlon da sempre di organizzare un grande evento nella nostra città. Questa gara, mi ricordo, partì, fa un po' sorridere, da Pierangelo Biglia, ancora nostro vecchio presidente, nel 92, che è stato il primo anno che si è corso un duathlon al Valentino. Sono passati 23 anni e la nostra società ha sempre pensato di organizzare un grande evento in centro a Torino che abbinasse la bici e la corsa, e quest'anno è l'anno buono. L'anno buono perché Torino è capitale europea dello sport, e quindi abbiamo trovato dal comune... Questo è un duathlon europeo, tra l'altro. Esatto, un Powerman, un campionato europeo di duathlon. Dicevo, il comune di Torino ci ha appoggiato con tutte le sue varie
i suoi vari enti, a partire dai vigili, dalla polizia. Sì, Valentino. Esatto, è tosto, anche perché il percorso podistico è fantastico secondo me, perché si svolge all'interno del Valentino, e il percorso ciclistico è tutto lungo Corso Unità d'Italia per arrivare quasi fino a Moncaglieri, quindi blocchiamo una bella fetta della città, e senza supporto della città non stessa. Non è come quello del World Master Games. No, è il podismo uguale, perché interno la zona cambio è quasi uguale, è analoga, però la parte di ciclismo si svolge sul Corso Unità d'Italia, anche perché sentivo parlare di numeri e qui arriviamo a 900 partenti, quindi 900 biciclette in zona cambio. Mamma mia, che spettacolo. È un bel numero, arriveranno atleti da tutta Italia. Ma lì che devono essere messe sulla rastrelliera, quanto è lunga la rastrelliera? Occupiamo tutto il tetto del padiglione 5 di Torino Esposizioni, quindi sono una rastrelliera dopo l'altra. Dicevo, la gara nasce appunto dalla volontà di Torino Triathlon, dalla città di Torino che è capitale europea, e in questa sede io voglio anche ringraziare a nome della mia società Alessandro Rastello, perché lui è stato, oltre che uno dei maratoneti più forti della storia della maratona italiana, anche uno dei due atleti più forti. Lui ha partecipato alla finale di quel circuito che state vedendo adesso. Anni fa, si parla di prima del 2000, credo. È stato un grande maratoneta, lo sapevo. Esatto. Sì, è stato anche un grande duatleta, e lui insieme a Alessandro Giannone ci hanno dato un po' l'imbeccata. Originariamente si voleva fare una manifestazione unica insieme alla mezza del 29, poi 900 atleti noi, adesso non so quanti ne faranno loro. Ci siamo resi conto che era praticamente impossibile, quindi noi abbiamo anticipato di una settimana. Sì, tra l'altro, però, dagli una sacchettina se viene Rastello ospite mercoledì. Va bene. Perché mi fa piacere rivederlo. Spero di vederlo domenica al nostro duathlon, e quindi glielo dico volentieri. Diglielo perché lo ospito volentieri, perché è un ragazzo d'oro. Mi ricordo purtroppo, mi ricordo che in una trasmissione del 94-95 c'era stata una telefonata, in un'altra televisione ovviamente, c'era stata una telefonata in diretta e c'era stato un buzzurro che lo aveva un po' dileggiato, e quello mi aveva ferito molto. Gli avevo preso le difese ovviamente. Giusto. In diretta, però è stata una cosa... lui è stato sempre signorile, un ragazzo d'oro. Esatto. Glielo dici. Tornando di nuovo al duathlon, innanzitutto cosa ci fai qui, che sei tecnico della nazionale turca? Scusa. Ah vabbè, sono il tecnico della nazionale turca, è vero, però sono anche dal 2000 il direttore tecnico di questa società qua, che si chiama Torino Triathlon. E quindi oggi sono venuto a raccontarvi di questa gara, però dietro di me c'è un presidente di società che è Jacqueline White, c'è un presidente di federazione europea che è Renato Bertrandi, e poi un po' i due deus ex machina della gara che sono Carlo Rista e Cristian Fiorito, e poi tutti i nostri 230 tesserati, che 230 tesserati, 230 triatleti, a partire dai bambini fino ad arrivare ai master, che domenica saranno tutti e 230 presenti, perché o si gareggia o si dà una mano in questi casi, cioè non si può stare a casa. E quindi ecco, io sono qua perché sono stato nominato personaggio televisivo della squadra, però ecco, sono quello che fa la parte bella. Hanno ragione, d'altronde. Senti un po', Andrea, è uno sport ricco il vostro, perché stavo facendo il conto di 230 bici quando sono tutte allineate. Sì, un milione, 900. Un milione. Io sono ancora alle lire, però comunque no, sono migliaia di euro. Sì, sono completamente d'accordo. Costa caro praticare il triathlon. Parliamo del duathlon, che è una cosa più vicina a me, perché nuoto come un mattone. Allora, io credo che si possa fare questo sport con pochi soldi. Sicuramente non sono gli stessi soldi che si spendono per una gara podistica, dove bastano veramente un paio di scarpette e un'affiliazione, però anche da noi, con un'affiliazione alla società, un paio di scarpe da corsa, un casco e una bicicletta, la gara si fa. E le biciclette a oggi, insomma, con 800-1000 euro si trova già una bella bici, che non dura però quanto un paio di scarpe da corsa. Te la porti dietro per un po'. La manutenzione costa abbastanza. Sì, dai, però
Però ecco, un invito che io faccio sono a tutte quelle persone che, perché non possono correre, le mogli li vorrebbero un po' allontanare da casa, come succede a te, quando si è infortunati la bici è lo strumento migliore per rimanere in forma, e difatti anche molti atleti dell'atletica sono passati al duathlon, al ciclismo, proprio perché erano reduci da infortuni. Sì, ma sottoscrivo la cosa. Mi collego solo a quello che avete detto prima degli italiani di cross, perché prendo spunto per dire che la campionessa italiana di cross, Sara Dossena, domenica sarà al via per tentare in Ha vinto a Fiuggi e tenterà la doppietta in soli 7 giorni, quindi titolo nel cross e titolo nel duathlon, quindi per noi è un po' un fiore all'occhiello. Scusa un'informazione, io da podista avessi voluto partecipare, avessi potuto perché sono certo. I box, però avessi visto che la bici ce l'ho a casa ben oliata, magari c'ha 30 anni, però è lì ben oliata, potevo partecipare con il tesserino Fidal? Allora, esiste una gara sola all'anno dove è richiesta il tesseramento FITRI, che è il campionato italiano, per dare una connotazione di un certo livello al campionato italiano. Per tutte le altre gare di duathlon e anche di triathlon ci può essere un tesseramento amatoriale, un tesseramento che viene comunque fatto. Comunque sempre agonistico. Sempre una gara agonistica, l'unica cosa al di là del tesserino, che può essere federazione FIDAL, può essere FCI, può essere anche di qualsiasi altra federazione, è solamente un vincolo legato alla visita medica che deve riportare. Ti ho fatto questa domanda anche perché nel caso, mettiamo, di uno come me, molto più vecchio di me, che però avesse 75 anni, in bici non può più correre, cioè no. Può solo fare le turistiche, e invece a piedi c'ho il tesserino. Allora, No, da noi c'è spazio per tutti, per quindi tutti. Sì, anzi, ho visto ieri che si eccede, secondo me, in questi casi, però 84 anni, il più anziano finisher di Ironman. Mamma mia. Quindi sì, ripeto, secondo me è un'esagerazione, però sì, però sì, a un certo punto, però beato lui che è 84, appunto, mettiamo la firma. Appunto, ho letto di un novantenne che sui 100 metri ha fatto il record mondiale, un novantenne, perciò già solo il fatto che io non posso camminare, ci sono molti di me. Comunque, volevo chiedere notizie di Nadia, che tra l'altro, Nadia Cortassa, sua moglie, lui adesso ormai è diventato il marito di Nadia Cortassa. Una volta era Nadia che era la moglie di... No, in verità, no, cioè io questa è la più importante, sì, lei. Sì, sì. E Nadia, ho saputo che si è laureata ieri, no, l'altro ieri. Anche la foto, cavolo. Eccola qua. Si è laureata l'altro ieri, alla fine, secondo me, di un percorso di vita importante, ha incominciato gli studi, poi ha interrotti per dedicarsi allo sport con i risultati che sappiamo, con un alto diploma, che è quello olimpico e non è quello scolastico, e poi dopo un po' di anni e due figli siamo riusciti a finire il ciclo di studi e quindi insomma... Carriera agonistica? Carriera agonistica, seconda vita sportiva in divenire, adesso vediamo, comunque sarà sicuramente presente al duathlon, un po' per vedere anche le sue eredi, visto che lei adesso sta allenando, ha intrapreso questa carriera, e abbiamo al via anche tanti giovani interessanti, e lei un po' sotto il cappello federale Federazione Italiana Triathlon, per cui lavora un po' sotto il cappello Torino Triathlon, visto che collabora con noi, sarà lì per vedere giovani e giovani maschi e giovani femmine impegnate in questa gara, che è di fatto l'apertura della stagione FITRI 2015. E noi nell'atletica, tra maschi e femmine, abbiamo 23 categorie. Abbiamo solo più un minuto, accidenti. Come siete strutturati? Noi abbiamo 6 categorie maschili fino agli junior, quindi sono 12 più la categoria under 23 promesse, e poi insomma sono le categorie assolute e poi le varie categorie amatoriali anche da noi, però vi aspetto comunque domenica per questa gara. Ecco, allora siamo già ai saluti e ne approfitto subito per ringraziare Andrea Gabba, e che vi dà ovviamente appuntamento per domenica per vedere
se non per disputare, per vedere il campionato italiano a duathlon. Ringrazio Luca Mingrone, invece grazie, lui mi dà appuntamento ovviamente a Caselle per partecipare, partenza da Lanzo e arrivo a Caselle. Ricordo solo che il pacco i pettorali potranno essere ritirati solo sabato dalle 10 alle 18. Dalle 10 alle 18 dove? Al Prato della Fiera a Casella. Prato della Fiera a Casella, mi raccomando. E poi infine grazie ad Adriano Ascheris che per conto dell'Atletica Pinerolo dà appuntamento a tutti alla 10.000 degli Acaia. Eugenio Bocchino vi dà appuntamento mercoledì prossimo, vi lascio con la massima, ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino, notte. In collaborazione con Giannone Sport. Cause you knew it, I'll be back when I come around.